diciamo giusto, se l'individuo è alienato e se è condizionato, questo è perché cioè dovuto ad un allontanamento dal sé bambino, cioè dalla sua valutazione organismica. E questo per paura di perdere le condizioni di stima, cioè di perdere l'amore, l'affetto dei genitori, della madre prima, della società poi, o per attirare continuamente la considerazione e l'affetto degli altri. Ma quando è che queste dinamiche determinano i problemi? Quando tutto ciò determina una incongruenza. Cioè, l'incongruenza che cos'è? Un conflitto interno della persona tra ciò che il soggetto è, cioè esigenze, eccetera, sensazioni, sentimenti, vocazioni, tendenze, è ciò che il soggetto fa. Quanto più è distante, è lontano questa, diciamo, questa tra ciò che uno è e ciò che uno fa, tanto maggiore è l'incongruenza, cioè l'incoerenza di una persona che magari ha delle esigenze, ha delle tendenze, ha delle vocazioni e fa delle cose che vanno nel senso opposto. Allora questo senso di conflitto, di incongruenza che uno percepisce dentro, porta attenzione, disagio. E tanto maggiore questa incongruenza, questa discrepanza, tanto maggiore la sofferenza, il disagio psicologico. Ora questa incongruenza, come vedete nello schema, può essere percepita o subpercepita. Cioè, percepita quando la persona in qualche modo si rende conto, cosciente, di fare delle scelte di vita, di adottare dei comportamenti che sono in contraddizione magari con ciò che lui vorrebbe fare, cioè che la sente, percepisce questo conflitto. In questo caso, la questione è, cioè, riesce a gestire in quella situazione, la consapevolezza, ti dà la possibilità di gestire. Magari no, non posso fare altrimenti, le condizioni sono queste, la vita è così, no? Io ho questa esigenza, però le condizioni sono queste, sto facendo una cosa che non è coerente con me stesso, lo percepisce. Il problema quando sono più grossi, quando l'incongruenza è subcepita, cioè è subconscia o proprio inconscia. Quando non se ne rende conto, il conflitto è a livello subconscio. E questa è la condizione peggiore, perché non è consapevole, non può farci niente. Si sente impotente rispetto ad un disagio che avverte. Basta, lei avverte solo un disagio. Non sa che sta facendo delle cose che contrastano, che vanno nella direzione opposta con ciò che, no? Lui è. Sente solo un disagio, i sintomi di questo conflitto interno. Disagio, vai con la diapositiva di prima. Non solo disagio, ma può essere pure anche tensione, vedete, ansia, angoscia, ma anche sensazione di vuoto, insoddisfazione, apatia, non senso della vita, depressione, secondo poi della costituzione di base della persona. Derivanti questa dalla mancata realizzazione del vero sé, perché la persona non va in questa direzione fino alla realizzazione, ma ha deviato la sua direzione, sta andando in una direzione che non è la sua, perché non sta seguendo più il suo organismo, sta seguendo, no? Vabbè, le esigenze degli altri significative, eccetera. E questa mancata realizzazione del vero sé, fino a certi casi, arriva proprio alla depressione. Bene, vedremo nelle prossime lezioni come, grazie al counseling, non direttivo, e alle tecniche di aiuto che scaturiscono direttamente dalla teoria di Rogers, l'approccio di Carl Rogers, che io qui vi ho messo come una, vedete, questa freccia nella direzione opposta al condizionamento, questa deviazione può ritornare.
può riportare l'individuo a se stesso. Come si può aiutare queste persone mediante la riattivazione della propria valutazione organismica, quella di quel bambino prima del condizionamento, verso una maggiore congruenza e autenticità, e quindi il benessere psicologico è la realizzazione della persona. Perché la persona tende verso ciò che il suo organismo gli dice, le sue tendenze, le sue inclinazioni, le sue sensazioni di quel momento. E quindi verso la serenità, verso la tranquillità, verso il benessere. Per ora, oggi vi dico soltanto in linea molto generale, che questo approccio di Carl Rogers, cioè le tecniche di intervento che lui propone, in che consiste? Integreremo parecchie lezioni, anzitutto il corso è basato su questo approccio. In linea generale vi dico che hanno l'obiettivo di liberare psicologicamente la persona, ma con la telepsia. Mentre il condizionamento sociale tende a ingabbiare, no? L'approccio di Rogers va nel senso opposto, tende a liberarlo. Perché alla luce dei suoi studi e delle sue ricerche, Rogers si convinse che solo una persona libera può crescere, svilupparsi e realizzarsi veramente, pur inserita nella società, in modo che si riavvicini psicologicamente sempre di più alla condizione di congruenza di quel bambino prima di ogni condizionamento, cioè possa ridiventare presente, centrato in contatto con il suo organismo e perciò sicuro, sereno, realizzato, senza troppi pensieri e senza troppi condizionamenti, pur inserito nella società come un adulto deve essere inserito nella società. E ritornare alla condizione del bambino centrato e sereno.